Amici miei, bentornati in questo nuovo video di Tifosi Azzurri e oggi dobbiamo parlare di Senesi, di Marcos Senesi del Feyenoord, che ragazzi, è un discorso complicato oggi quello di Senesi, perché ci potrebbe essere un intrigo multiplo. Allora, il Napoli deve cedere Koulibaly, almeno così oggi, quest'anno così si è messo in testa a Diallo che deve cedere Koulibaly, ma secondo me, viste le schifezze di quest'anno, fa anche bene, dice, perché mi devo tenere questo mammalucco che vale 90 milioni e tenerlo in squadra, e perché non prendere dei giovani promettenti e magari forti, magari gente che rende di meno ma che costa di meno ma rende di più, scusate il gioco di parole. E quindi oggi dobbiamo andare a parlare di un profilo che secondo me sarebbe proprio l'ideale, proprio un'operazione alla De Laurentiis fatta al bacio, ma anche una bella operazione. Stiamo parlando di Marcos Senesi, che è questo difensore argentino, classe 23enne, classe 97 appunto, che ragazzi è un bel difensorino, devo dire, visionando dopo ho visto due partite, una contro, ovviamente in replica, le ho viste, mi sono svegliato stamattina e me le sono guardate, poi non le ho viste, però ho potuto estrarre degli spunti tattici da questo giocatore. Una contro l'Herenveen, sempre in Eredivisie, e poi un'altra contro l'Ajax, che era in Coppa olandese. Comunque, due partitelle per capirci. È un giocatore, devo dire, ragazzi, state vedendo sicuramente i video qui in basso alla mia inquadratura. Un giocatore, sinceramente, che ha cazzimma, sicuramente ha grande cattiveria, agonistica. Più che in difesa è molto cattivo in attacco, devo essere sincero. Ho visto dei bei gol di testa, ho visto dei lanci molto decisi, ha dei bei piedi, ha un bel piede, a differenza dei nostri attuali difensori, Koulibaly e Manolas, che non hanno proprio tutti questi piedi forniti di tecnica. Ha dei bei piedi, mi ricorda molto Albiol per come gioca. Anche i tackle difensivi non sono ai livelli di un tackle di Koulibaly e Manolas, però sono molto più conservativi, cioè molto più rischia poco in difesa, diciamo questo. Qualche sbaglione ce l'ha, l'ho vista anche nelle partite contro quelle squadrette che ho visto, anche nella partita con l'Ajax, che sono le tre partite che ho visto, ha qualche sbaglione, ma è anche normale perché è un giocatore giovane che comunque ha fatto un solo anno in Europa, vi voglio ricordare, viene dal calcio argentino, lui è cresciuto nel San Lorenzo e quindi diciamo che capite un po' che non c'è tutta questa cultura difensiva in Argentina. Se poi vogliamo mettere il campionato olandese, dove basta essere un difensore qualsiasi per poter essere un bel difensore, quindi va bene così. Però adesso non fermiamoci al nome, non fermiamoci al giocatore, non fermiamoci alla squadra da cui viene e a chi è, fermiamoci al fatto che comunque, da quello che ho visto, è un bel difensore, perché fisicamente c'è, è alto 1,85 m, 86 m. Pesa 80 kg, quindi è bello massiccio. Abbiamo visto, ha un bel piede, quindi può impostare la manovra. E nel momento in cui verrà venduto Koulibaly, nel Napoli ci saranno Maximovic, Ramani e Manolas, ovvero tre giocatori. A parte Ramani, nessuno di questi tre con i piedi sa fare qualcosa. Quindi un giocatore che imposta da dietro serve, soprattutto nel calcio moderno. Transfermarkt dice che vale circa 13 milioni e mezzo, 14 milioni. Ma io oggi ho sentito che il Napoli potrebbe chiudere per 20 milioni, 20-25 milioni. Ora, secondo me sono un po' troppi 25 milioni per questo giocatore. Secondo me sui 18-20 milioni si deve chiudere un colpo del genere, perché poi è troppo. È vero che è giovane, è vero che comunque il Feyenoord, mi pare che sia anche una bottega cara il Feyenoord, non mi ricordo che abbia lanciato tutti questi grandi talenti, però certo che anche loro vorranno i soldi, ecco, anche loro vogliono monetizzare. Ci vediamo al prossimo video, bella Marco Azzurro. Ciao a tutti, Forza Napoli, link di Instagram qui sotto in descrizione. Vi invito a seguirmi perché vi do aggiornamenti sul Napoli anche lì, anche perché non posso fare
un video ogni ora, quindi ogni tanto vi do qualche news di mercato, anche lì dato che io sono un maniaco e sto sempre a leggere tutte le notizie sul calcio Napoli. E magari chi non capisce tanto le notizie gliele posso anche spiegare, perché c'è gente tra i tifosi, ho visto, che confonde alcuni termini. Per esempio, quando si parla di accordo raggiungere, amici miei, non vuol dire che il giocatore è stato preso. Molte volte la gente si esalta, però queste cose ve le dico anche su Instagram. Quindi seguitemi pure là. Noi ci vediamo al prossimo video. Bella Marco Azzurro, forza Napoli e ciao!